Siamo tornati in diretta su Radio Design, sono sempre io Nicola, adesso in compagnia di Marta e Arianna, che vogliono mantenere la privacy sui loro cognomi, ma li troverete su Marta, Facebook. Marta Toni. Allora, siamo in questo convegno, siamo arrivati già quasi alla meta del convegno. Cosa, chiedo prima a Marta, cosa è emerso già da queste prime 2 orette? Allora, hanno parlato ovviamente dell'hotel di lusso, che comunque bisogna personalizzare la camera e quindi renderla emozionale e creare un'esperienza, cercare di renderla tecnologica, ma portando una tecnologia sempre più nascosta, quindi una visione che si nasconde dentro un mobile, dentro un quadro, dentro Il pavimento, ho visto anche. e quindi creare delle emozionalità sempre diversa a ogni hotel. Importante è anche la location, quindi la location e quindi il luogo deve entrare anche in hotel, all'interno dell'hotel e far assaporare l'ambiente che c'è nel territorio stesso. Questa tendenza è una tendenza che tu hai già visto, che si vede, e soprattutto gli albergatori l'hanno capito questo o sono rimasti indietro? No, perché Sì, spesso magari l'albergatore dice voglio questo perché pensa a se stesso e non al cliente. no, l'albergatore sta andando verso, in Umbria almeno, sta andando verso questa tendenza perché richiedono comunque la camera sempre più personalizzata e sempre come un'esperienza unica, però anche di sentirsi a casa perché è sempre in viaggio, quindi i servizi di benessere sono quello di avere la cena in camera, di avere la spa, avere comunque dei servizi in più per coccolarsi, diciamo. Bene. Oh, passiamo da Arianna che lavora come interior designer per un'azienda Caporali. Esatto. Intanto raccontaci un po' di cosa si occupa Caporali, cosa produce. Allora, Caporali fa arredamento a tutto tondo, è un'azienda contract, quindi è come se diamo quasi un chiave in mano, sviluppiamo i sogni del cliente, stando attento però alle necessità, Ok. le necessità del cliente, del budget e dell'architetto che lo progetta. Fate B2B o anche B2C, cioè vendete alberghi o anche clienti finali? Ok. Abbiamo tutte e due le parti. Ci interfacciamo sia con il cliente finale che a volte invece con architetti e quindi con progettisti che poi andranno a parlare con il cliente finale. Allora, la tua esperienza, quali sono state le ultime tendenze che hai visto? Dove Bah, stanno le andando i ultime mercati? tendenze che ho visto sono state che c'è sempre più un'attenzione al dettaglio e sempre più un'attenzione al guardare alla funzionalità. Quindi un ambiente deve essere non solo bello, ma si guarda sempre di più la funzionalità, soprattutto a livello tecnico. Quindi vuol dire che gli arredamenti dentro gli hotel non sono più appoggiati a terra, ma spesso per una questione di igiene cerchiamo sempre di alzarli il più possibile. E quindi ecco, diciamo, entriamo molto più nel mondo del tecnico, anche per quanto riguarda le finiture che non si rovinano, che sono sempre più anche un attimo con occhio di riguardo al naturale. Infatti questa è una domanda che volevo fare a tutti e due. Oggi c'è stata una mega manifestazione mondiale, c'è questa ragazza di 16 anni svedese che ha creato questo movimento dal nulla e tantissimi prima di voi parlavano di ecosostenibilità. Questo fenomeno lo vedete, si nota nel concreto poi nella produzione di oggetti di design e nell'arredamento? Iniziando a far parte di questa filiera, ecco, di questo stato. Spero che sempre di più venga fuori questa parte, che penso sia di fondamentale importanza. Noi in azienda stiamo iniziando in qualche modo a ottimizzare i consumi e con così a fare delle scelte con materiali sempre più naturali. Tu Marta, cos'è? Nell'hotel, allora, sto vedendo in tutto il design in generale, nell'hotel. Si inserisce la domotica però proprio per stare attenti ai consumi, sia per l'energia elettrica, quindi nella parte e sia anche per un discorso di acqua. Quindi si inserisce proprio la domotica per stare attento ai consumi dell'hotel, cosa che è un'esigenza sì di costi, ma anche di attenzione proprio La alla natura, natura, al sistema e ai consumi proprio dell'hotel che sono ingenti.
Ma da un punto di vista della tecnologia, no? Dell'oggetto vero e proprio, sui materiali, qual è stata l'innovazione degli ultimi anni che magari ha riuscito a coniugare un po' la produzione comunque industriale alle esigenze legate all'ecosostenibilità? C'è stato qualcosa in particolare, materiali più leggeri? Guarda, un materiale molto utilizzato sono diventate le fibre di legno, perché con le fibre di legno, anche con la canapa, con le fibre della canapa, ci si fanno stoffe, ci si fanno quelle che sono materiali componibili, tipo legno per intenderci, e quindi in qualche modo le fibre di legno stanno aiutando molto il progettista a realizzare quelli che sono poi dei mobili eco-friendly. Quindi, almeno per quanto mi riguarda, è questo quello che più percepisco e che più utilizzo e vedo. Mm-hmm. Sì, sì, anche le stoffe, i tessuti, sono sempre più comunque al riciclo, che vengono proprio dalla natura stessa. Quindi nell'albergo sta adesso inserendosi un'attenzione proprio all'ambiente, quindi sempre di più al prodotto finale, ma anche all'ambiente stesso, creando sempre un ambiente però di lusso, quindi certo, comunque un ambiente non troppo cheap, ma sempre di estrema qualità. Allora, vorrei ricordare, qui giochiamo in casa perché mm-hmm. siamo con la nostra docente, ex studente dell'Istituto Italiano Design. Sono contento perché almeno raccontiamo anche quello che noi produciamo e quello che siamo, è molto interessante. C'è il Salone del Mobile, volevo chiedere allora, quali sono invece le tendenze dal punto di vista proprio dell'oggetto, piuttosto che dal punto di vista dei colori e dei materiali? Allora, come colori stanno ritornando molto il color oro, rame, anche nel color, cioè invece che il ferro, perché è stato un periodo con tanto ferro, adesso abbiamo tutte le colorazioni che ci avevamo negli anni 80. Okay. E questo io ero bambino. Sì. E poi comunque questo molto anche nelle sedute, quindi ecco, per mobile che poi prima c'era, entra le zampe sono sempre di più di oro rosa, quindi colori che comunque fanno parte del passato, ma che ritornano in chiave moderna. Questo è un po' la tendenza. Dal mio punto di vista è abbastanza inquietante. Sì. Cioè, io che sono apprezzo molto il minimalismo, ero così contento. Stiamo lasciando il total white. Total white, vero, sì. Ma anzi, ormai l'abbiamo lasciato il white. Con rammarico. Oramai, ho notato che c'è un rammarico oggi. La gente quindi è tornata a questi... Sì, a questi old style. Invece i materiali? No, secondo me i materiali, oltre che secondo me si vedrà tanto il legno massello molto di presenza, anche la ceramica secondo me come materiale, è un materiale che sta risorgendo, in varie forme e sta prendendo piede un'altra volta. Sì, sì, concordo. Adesso noi ci ritroveremo qui da Dea Illuminazione fra un anno e vediamo se abbiamo fatto dei giusti pronostici. Vediamo. Intanto lasciateci un commento, come si fa con i youtuber. Va bene. Quello che ne pensate, fateci sapere, c'è anche Laura Biancalana che ci stava seguendo in diretta. Fateci sapere quello che ne pensate anche voi. Seguite questo podcast, volevo ricordarlo, non l'ho detto prima, su Spreaker, su iTunes, Spotify, in video, in diretta, su Facebook e su YouTube. Allora la prossima intervista, grazie mille. Grazie. Avete superato questo momento di impasse. Grazie.